Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale in compagnia della mia ragazza. Salve. E oggi non notate qualcosa di strano? Non notate qualcosa di strano sia da qui che dal gioco? Ci chiamiamo Serena perché oggi siamo sull'account di Serena con l'iPad di Serena con le gemme che io ho shoppato io. L'hai okay? voluto shoppare tu? Perché ragazzi, nel video dell'altro giorno, quando vi ho fatto vedere appunto che i costi delle gemme sono stati abbassati, ho detto, ma sì, ma facciamo un mega chest opening sull'account di Serena, che ha un bel po' di carte da maxare. Tiè. Cosa che conviene anche qui a te quando facciamo le sfide. È vero, assolutamente, se almeno ce l'ha maxate pure lei e non ci abbiamo problemi. Oggi appunto abbiamo qui 14.000 gemme, quindi diciamo l'offerta più grande che potessimo shoppare su Clash Royale, e andremo a fare questo chest opening a 10.000 like, ne andremo a shoppare altre, e a 15.000 like andiamo a shoppare 28.000 gemme. Mamma mia. Ok? L'ho detto ragazzi, l'ho detto, sta a voi. Ovviamente tutto shoppato col mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale. Mi raccomando ragazzuoli, inseritelo anche voi per supportarmi, lo trovate in fondo nel negozio appunto di Royale, è davvero importantissimo. Lo potete inserire anche in tutti gli altri giochi Supercell. E oggi ovviamente amore andremo ad aprire il Brawler leggendario. Ma prima ti volevo chiedere se ci fossero delle carte fortunate di oggi che ti interessano, no? Cioè qualcosa che ti interessa, andiamo a aprire qualche baule fortunato. Gigante elettrico, giusto quello. Ok, allora direi facciamo un po' di bauli del re leggendario, poi quando vediamo che magari non ne possiamo più shoppare andiamo di bauli fortunati. Okay. A sto punto direi così, perché me ne mancano parecchie di gigante elettrico, quindi. Ok, e mi raccomando raga, lasciate appunto il mi piace, il codice creatore, ma soprattutto iscrivetevi al canale se ancora siete fatti. Controllate di essere iscritti, se non lo siete iscrivetevi. Colgo anche l'occasione ragazzi per ripetere una delle regole da parte di Supercell per quanto riguarda i giochi Supercell, ovvero la compravendita di account non si può fare, la condivisione di account ragazzi non si può fare, non potete fare che un vostro amico entra con il vostro account, insomma non potete fare queste condivisioni di account, mi raccomando, è importantissimo. Noi oggi qui siamo insieme addirittura anche dallo stesso iPad. O meglio, dal mio di iPad. Esatto, dallo stesso iPad da cui gioca lei. Quindi, raga, ovviamente, mi raccomando, seguite le regole perché rischiate i ban, anche quelli permanenti. State attenti con i vostri account e mi raccomando, attivate il Supercell ID e tutte quelle cose lì per proteggervi. Detto questo, possiamo iniziare. Ovviamente, amore, deciderai tu i vari... Ok. Certo, che faccio? Cioè, che ne so io? Vabbè. Eh sì, per me è uguale. Ma come per te è uguale? Ma scusa, lo sei tu le carte che vuoi? E che non vuoi. Allora innanzitutto ti farei una bella scorpacciata di jolly perché ti darà parecchi jolly. Qui per esempio, che te pigli? Che te piace di più? Oh, so, forse la terremoto perché ne ho meno. Vai, andiamo di terremoto perché ne ha meno. Poi arciere pirotecnico o i banditi? L'arciere qua? L'arciere che è quasi al 13, vai. Direi proprio di sì. Direi proprio l'arciere pirotecnico. Draghi d'ossa o spiritello del ghiaccio? Draghi. Attenzione. Lo spiritello mi sa calciare al massimo. Sì, è sì, vero, perché dà valore extra. È vero. E qui anche perché la sì. Gang, quindi direi lo spiritello. Assolutamente. Attenzione, quelle rare. Con che andiamo? Curatrice. Curatrice? Sì. Addirittura, va bene. Mi va piace. Vabbè, sì, è una buona carta. La strega che anche lei è vicina al livello 13. È vero. Ma attenzione, adesso arriva il pezzo forte. Leggendare, ricordiamolo, hai tutte le leggendarie, giusto? Sì. Ok, quindi le carte le abbiamo tutte. Ah, della Princess, ovviamente. La Princess, direi che ci sta, ragazzuoli. Va benissimo. E il primo baule del leggendario è andato. Andiamo col secondo, attenzione. Oro, ovviamente. Che è quello che mi serve di più. Esatto, ragazzi, l'oro, mamma mia, che casino con l'oro. Ho un sacco di carte che potrei livellare, ma non ho l'oro, per cui è sempre la guaritrice. Ok, va bene, guaritrice, guerriera, mini pack o capanna? Mini pack. Assolutamente, direi proprio di sì. Qui? Il gigante, il golem di Elisir. Sì, golem gigante di Elisir. Perché è voluto gigante? Gigante di Elisir, nuova carta. Razzo spiritello di cura? Spiritello. Va bene, andiamo di spirito della cura. Poi... vabbè, i pipistrelli. Scelta obbligata. No, scusami, sì, vabbè, la consegna Royale, mi sono confuso, ragazzi, sì, scelta obbligata. Ah, mi sa sto due che non ti interessano, tra l'altro. Però? Gigante Goblin, vai. Gigante Goblin, va bene. Poi, andiamo con la scelta della leggendaria.
Strega madre. Strega madre. Strega mani basse. Ok, va benissimo, va benissimo. Non è detto mica tanto a mani basse. Io avrei preso streno elettrico, però va no, bene. Almeno la livello. Sì, no, quello è vero. Appena sbloccata lei, quindi. Quello è vero. No, poi la strega madre, ragazzi, se la usate bene è devastante. Però lo streno elettrico c'ha sempre... c'ha sempre il suo lavoro da fare in ogni deck. Ok, e goblin. Qui goblin. Eh sì, l'altro, i barbari ce l'hai al massimo. Qui Draghidossa, ovviamente. Qui sempre la consegna royale. Ok. Vabbè, ho capito. E di nuovo, sono tutte... voglio far scegliere lei, ma... ok, qua vai. Mini pack. Ok, va bene. Che tra l'altro abbiamo fatto la finale delle rare di prima. Cioè, avevi scelto il mini pack, Ospirale della Cura, e questa era la finale, ha vinto il torneo, mini pack. Il torneo, è il torneo, esatto. Non lo sapevamo. Il mini torneo non pecca. Sapevamo. Peccone, attenzione, che è quasi... no, oddio, quasi no, però... è al 12. Esatto. E il road verso il 13. Road verso livello 13. La qui... strega. Strega, va bene, anche perché la scintilla sta lì e non l'è neanche migliorata, quindi ci sta. Attenzione, abbiamo altri due bauli delle leggendarie e poi passiamo a quelli fortunati. Allora, oro... ovviamente i jolly, ragazzi, che schippiamo sempre. Si è fatta una bella scorpacciata, ribadisco. Qui, attenzione. Terremoto. Terremoto, va bene, andiamo di terremoto. Qua, Draghidossa consegna royale. Consegna. Consegna royale, va bene. Maialotti o golem di ghiaccio? Golem. Sì, anch'io avrei scelto il golem del ghiaccio. Vabbè, qui, ovviamente, barile d'ossa. E qua... mega sgherro. Mega sgherro, sì, assolutamente tutta la vita. Trivella. Trivellona, assolutamente trivellona, che per adesso è ancora fortissima. Vediamo un po' la leggendaria. Ah, si è ripresentato lo stregone elettrico o il pescatore? No, stregone elettrico. Qua è lo stregone elettrico. Va bene, va bene, va bene. Che puoi portare all'11. Andiamo con l'ultimo baule del re leggendario, ma poi appunto ci spostiamo con i bauli fortunati. Oro. Comune. Jolly, jolly, jolly. Va bene così. L'arciere. Ah, sì, tutta la vita. Tutta la vita l'arciere pirotecnico. Qui? Stregone. Stregone che ci sta. Qui, scelta obbligata sulle reclute. Va benissimo. Qui? La macchina volante. Macchina volante, va bene. Specchio tornado. Tornado. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Barile. Potevano uscirti un sacco di epiche migliori, eh? A parte il barile barbarico è buono, però tra tutte le epiche che gli sono uscite, raga, potevano esserci epiche migliori. Ma va bene. Qua? Non lo stregone, vai. Sì, 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 sì. Forse anch'io l'avrei fatto. Attenzione, possiamo aprire due bauli fortunati e poi mi sa un paio cangianti. Ok. Vediamo se sarà fortunata Serena, ragazzi. Vediamo un attimo. Jolly. Ok, che fortuna. Ok, va bene. E oh, che fortuna! Questo sì. Buono. Questo... la leggendaria! Hai droppato la leggendaria! La princess. Pure la principessa, buono. Buonissimo, buonissimo. Hai droppato la leggendaria, incredibile. Che fortuna, possiamo dire. Le darò la cartina lì, il jolly. È vero, sì, ci sta. Jolly epico, se non sbaglio, no, non lo so, raga, mi sa che... dopo vediamo. Mi sa che ha dato il jolly epico, eh. Che fortuna! Razzo e puoi portare al 12. Dai, no! Rip. Scam, ragazzi. Però sì, erano tre jolly epici, dai. Almeno quello, almeno quello. Ah no, solo un baule cangiante, amore. Un unico, piccoletto, così. Vabbè, ma niente. Va bene, oro. Allora, jolly raro, e va bene. Mortaio e congelamento. Vogliamo cambiare qualcosa? Cambia il mortaio. Cambiamo il mortaio, attenzione. Mascalzoni, che ne dici dei mascalzoni? Sì, ci bene, piacciono? Dai. Congelamento lo confermiamo? Rischiamola, no? Vai, rischiamo il gigante. Rischiamo la giocata, vai, principe vai, nero. Rischiamo la giocata. Eccolo, e abbiamo vai. Fatto bene. Abbiamo fatto bene, ragazzi. Andiamo bene a confermare. Così. Perfetto. E quindi dai, ci siamo dati una bella bustata all'account di Serena, che ovviamente è ancora livello 12, quindi poi sarà l'obiettivo anche quello di arrivare al livello 13, ma adesso c'è un bel po' di carte da potenziare, quindi poi andremo a vedere un attimino. Ribadisco. Serve l'oro. Sì, serve tanto 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 oro. Mi raccomando, 10.000 like altra shoppata sull'account di Serena, 15.000 like andremo a shoppare 28.000 di gemme. Mi raccomando, raga, sta a voi. Codice creatore GGYT, tutto attaccato nel shop di Clash Royale per supportarmi. Mi raccomando, ragazzuoli, è fondamentale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto, raga. Mi raccomando, controllate di essere iscritti. Se non siete, iscrivetevi. Per il tutto, ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao, ragazzi. Ciao.